Dai 20 gradi di domenica scorsa ad un grado nella gara odierna tra Chieti e Fermana, con i poco più 400 spettatori, di cui una cinquantina provenienti da Fermo, pronti a riscaldare l'atmosfera gelida che avvolge lo stadio Guido Angelini. La prima intenzione offensiva è dei padroni di casa, che al terzo minuto su calcio d'angolo creano un leggero imbarazzo alla retroguardia marchigiana. L'approccio agonistico favorisce il Chieti, più determinato nel cercare in velocità dialoghi offensivi. La squadra di Ronci registra 5 calci d'angolo nei primi 10 minuti, senza colpo ferire, con gli avversari che, per la prima volta, all'undicesimo si proiettano in avanti con l'iniziativa di Misin, che tira senza sortire gli auspicabili effetti. Altrettanto lo imita il capocannoniere Molinari, da diversa posizione, ma la sostanza non cambia. Le risorse neroverdi mettono a dura prova i filtri offensivi dei canarini, che vanno in apprensione al 26esimo con questo micidiale bolide di Massimo. 4 minuti più tardi la sfera attraversa l'area neroverde, ma Molinari non approfitta del difetto difensivo dei teatini, la cui tensione e capacità di concentrazione calano al 32esimo, quando Molinari, questa volta, concretizza fintando sull'avversario e infilando al millimetro Romagnello. Non si perde di coraggio il Chieti, sorretto dagli affezionati della curva Ezio Volpi, e a capochino seguita ad offendere, ma la sterilità per colpire si avverte, nonostante si continua ad insistere dalla fascia laterale più reattiva, dove si sovrappongono Del Grosso e Fiore, che con un egregio controllo di palla tira di poco al lato. Senza alcun recupero, e il signor Fusco decreta la fine del primo tempo. Dopo l'energetica pausa si riprende con la temperatura sempre sopra di un grado, che certamente non gela l'incitamento dei tifosi di casa, che seguono al sesto Comini, che cerca l'angolo destro della porta difesa da Olzak, il quale magistralmente si oppone. La Fermana è brava a creare un'azione globale tesa a chiudere e a controllare gli spazi circostanti alla zona della palla, anche per i centimetri in più di statura che registrano gli uomini di Osvaldo Iaconi. Di contro il Chieti si affida alla costante pressione, che si inaridisce quando la zona attiva è a ridosso dell'area grande dei gialloblu. La caparbietà di Del Grosso e Fiore, unita alle sortite di Varone e dalle intuizioni di Comini, non bastano per azzerare lo svantaggio. Al 30esimo svarione difensivo dei marchigiani, ma Comini non è in sintonia con la sfera. Fallo per noi, si canta dalla curva Ezio Volpi. Il Chieti fa, corre, non si arrende, ma non concretizza. Il calcio è anche qualità, ed oggi c'era poco da opporre alla globalità pratica della squadra di Iaconi. Gelida domenica, con i tifosi gialloblu che si rinfrancano per la vittoria e con i supporter neroverdi alla ricerca del buon tepore familiare per rasserenare l'umore sportivo. Il Chieti ha mostrato impegno, determinazione. Chiedo a Ronci, da un punto di vista tecnico, quando io vedo la panchina, giustamente, se avessi qualche idoneo ritocco potrei offendere meglio. Sono d'accordo, ma perfetto. I giocatori oggi mancavano perché erano squalificati. Certo. C'era Molenda che si è fatto male, certo. Santos è stato espulso, è squalificato Vitale. È normale che qualche alternativa in più l'avevamo, però certo. È normale che se ti mancano 3 giocatori titolari, perché fino adesso sono stati titolari, è normale che qualcosa puoi perdere durante la gestione della gara. Ma io ai ragazzi che hanno giocato e chi è entrato, che cosa devo dire? Nulla. Solo grazie, certo. Perché hanno dato la vita per la maglia nero-verde. I ragazzi lì davanti sono uno più bravo dell'altro, forse penso di avere, che noi abbiamo l'attacco più forte di tutto il campionato della Serie D con questi ragazzi. Noi lavoriamo giorno dopo giorno, logicamente sono state delle situazioni un po' anomale in tutto fin dall'inizio, però noi siamo sul pezzo giorno su giorno, insieme al mister, a tutti quanti, a Walter, a tutti, a Omar, e vigiliamo tutto quanto, perciò speriamo in un cambio di vento già dalla prossima partita. Questo è un terreno molto difficile, nel senso che non permette, al di là della Fermana oggi, ma non permette neanche a Chieti di giocare in un certo modo, perché probabilmente questa è una palla che su questo terreno fai fatica ad amministrare. È conosciuta bene da parte del Chieti, perché non a caso Ronci, quando ricevevamo palla,
chiedeva, e non so se si sentiva in tribuna, chiedeva di pressarci in modo tale da non darci il tempo di pensare o di amministrare. Quindi abbiamo dato vita, io credo, chi a Chieti che la Fermana, la voglia di vincere da parte di entrambe, su un terreno che in effetti è difficile giocarci sopra, lo dicevano anche i nostri ragazzi. E quello che è venuto fuori, noi siamo stati più bravi a fare gol e loro no.